Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 71. Ecco la solita routine ormai, tutta la casa sottosopra con la scritta alle pareti, le risposte sono dove hai trovato le domande. Sono stufo. Teo, non pensarci, ora usciamo, andiamo a comprare le telecamere. E tanto quando torneremo a casa sarà tutto in ordine, come sempre. Hai ragione, dai, andiamo. Papi, mi accompagni da una mia amica a fare i compiti? Chi, Marta? Sì, papi. Va bene, tanto a due isolati. Andammo in macchina e accompagnammo Sara dalla sua amica, poi andammo in un bricolage e prendemmo tutto il necessario. Tornati a casa, era tutto in ordine, come sempre alla fine. Sistemammo le telecamere, una che proiettava sull'entrata di casa, prendeva il salotto e l'inizio della cucina. L'altra che punta alla cucina è il giardino fuori, dove c'è il famoso albero. L'altra punta alle scale e il bagno di riserva per le emergenze, di fianco alle scale. Un'altra l'abbiamo posizionata dentro la camera mia e di Est. Un'altra punta tutto il corridoio fino alla cameretta di Sara. L'altra è posizionata all'interno della stanza di Sara. Una nel bagno e un'altra nel mio ufficio e l'ultima nella soffitta. Cenammo e andammo a dormire, sperando che accadesse qualcosa.